Nell'esaminare la storia dell'istruzione, dobbiamo affrontare il profondo e discutibile passaggio dal trivium al moderno sistema di indottrinamento della scuola pubblica, un distacco dall'insegnamento agli studenti su come pensare per istruirli su cosa pensare. Questa transizione non è stata semplicemente una coincidenza, ma una strategia deliberata che mira a creare un differenziale di potere all'interno della società. L'educazione alle arti liberali radicate nel trivium enfatizzava la coltivazione di capacità del pensiero critico, dotando gli individui con gli strumenti per analizzare le informazioni, ragionare in modo logico e comunicare in modo efficace. Ma l'ascesa del sistema di indottrinamento della scuola pubblica rappresenta un allontanamento dal sistema della tradizione trivium. Anziché coltivare il pensiero critico, questo nuovo approccio ha dato priorità alla memorizzazione scritta e all'obbedienza all'autorità. In queste istituzioni, agli studenti viene insegnato a rigurgitare informazioni senza comprenderne il significato. Sviluppando efficacemente una società priva della capacità di riconoscere errori logici o di cogliere i principi di un sano ragionamento. Di conseguenza, le masse sono diventate prive di potere, rendendole suscettibili all'ingegneria sociale e alle menzogne vergognose riguardo alla natura fondamentale del nostro regno. Controllando ciò che veniva insegnato agli individui e il modo in cui veniva loro insegnato, chi occupava posizioni di autorità poteva perpetuare il loro dominio sulle masse ignoranti. L'istruzione è diventata uno strumento di controllo sociale, rafforzando le gerarchie esistenti anziché sfidarle. Inoltre, analizzando lo sviluppo degli individui attraverso l'educazione, troviamo un allineamento naturale tra gli stadi della crescita cognitiva e il trivium. Il primo percorso del trivium, grammatica, corrisponde al periodo dello sviluppo di un bambino dove è più ricettivo all'assorbimento delle informazioni che si verifica tipicamente nella prima infanzia. Durante questa fase i bambini assorbono naturalmente le informazioni sul linguaggio e sui concetti di base. Allineando il percorso grammaticale del trivium con questa fase iniziale della vita, possiamo fornire una base solida nel linguaggio e nella comunicazione che imposta le basi del futuro apprendimento. Il secondo percorso del trivium, logica, prevede lo sviluppo delle capacità di ragionamento e si allinea perfettamente con il periodo in cui i bambini iniziano a interrogarsi analizzando il mondo che li circonda, normalmente intorno ai 7 anni. Questa fase è cruciale per coltivare le capacità di pensiero critico, nell'insegnare ai bambini a discernere la verità dalla menzogna e costruire argomentazioni logiche. Infine, il terzo percorso del trivium, retorica, è quello in cui gli studenti imparano l'arte della comunicazione efficace e si allinea perfettamente con il periodo dell'adolescenza, dove gli individui diventano sempre più consapevoli della propria capacità di ispirare gli altri attraverso il linguaggio e l'espressione. In conclusione, la transizione dal trivium al sistema di indottrinamento della scuola pubblica rappresenta una strategia deliberata per consolidare le differenze di potere all'interno della società. Rivendicando i principi del trivium e allineando la pratica educativa con le fasi naturali dello sviluppo cognitivo, possiamo sfidare questo status quo e consentire alle persone di pensare in modo critico, di agire in modo indipendente e di influenzare cambiamenti significativi.